www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Madre, amor,
Molto bella. Tutti insieme le diciamo Ave Maria. Pietro.
vicino alla Madonna. Thank you.
Grazie.
orario, il direttore come sconveniente. Fate la scena. Abbiamo arrivato per quattro interi giorni
Ecco, l'ultimo giorno sono state prelevate dai piedi della Madonna le lacrime che sgorgavano dai suoi occhi per volerle analizzare. E il responso della scienza ci ha detto che erano lacrime umane. E parte delle lacrime rimaste sono state conservate qui, in questa fialetta, nella parte alta. Mentre nella parte bassa abbiamo dei fazzoletti che hanno asciugato più volte con le abbondanti lacrime uscite dagli occhi della Madonna. Le portiamo qui perché? Perché davanti alle lacrime della Madonna ciascuno di noi possa chiedere la consolazione, il conforto, l'aiuto per vivere ogni giorno in maniera serena la propria vita e affidare all'intercessione della Madonna le sue lacrime sono segno della sua preghiera per ciascuno di noi, segno che la Madonna si interessa di noi, ha un amore grande per ciascuno di noi. Ecco, affidare alle lacrime della Madonna le nostre preoccupazioni, i nostri problemi di ogni giorno è anche segno del fatto e certezza del fatto che la Madonna consola ciascuno di noi, consola i nostri cuori. Allora, vogliamo fare la rifacciamo l'Ave Maria tutti insieme per chiedere davvero alla Madonna che possa consolare i nostri cuori, che possa darci la forza di vivere ogni giorno con serenità il cammino che il Signore ha prospettato per ciascuno di noi. Ave Maria, grazie Signore con te. Adesso il direttore ci dà delle indicazioni. Allora, intanto ringrazio Padre Ignazio per aver dato questa possibilità, anche per cuore di averci dato la possibilità di avere qui l'onore della reliquia della Madonna di nel doppio ringraziamento vorrei chiedere tutti, innanzitutto a chi vuole può rimanere fino a un altro momento, trova la possibilità ancora di pregare di fronte alla reliquia. Sono le 9. Sono 35, fino alle 10 ci possiamo stare qui, chi vuole può rimanere qui. Di altro non c'è, c'è qualcuno che ha fatto qualche richiesta da fare? Il dottore può. Scusami. Sì, dimmi. Io voglio pregare per la mia papà che non c'è più. Pregherai per chi vuole che non c'è più. Anche per la mamma. Anche per la mamma che non c'è più. Va bene, bravo. Prega per loro. Cosa dicevi? Io ho Gesù. Perfetto, puoi fare una preghiera a Gesù pure. Gesù. Vincenzo, vuoi dire qualcosa? Ok. No. Quelli della misericordia, due, per favore. Pregate la Madonna, mi raccomando, Scusa, Padre Ignazio, per te? No, non c'è più il prete, sono andata alla danza. Posso dire una cosa? Qui è Sabrina, lei?
La prima è quella, quella di Cittadina. C'è un po' di cittadino? Sì, anche se lo so. Sì, anche se lo fanno da fondo. No, questo è il cammello padre. Fanno. Voi conoscete la storia di questo progetto, eh? Adesso ve la racconto per regolare. Questo progetto, di cui noi abbiamo divulgato l'immagine, è un piccolo quadretto che era posto come capezzale in un letto matrimoniale di una coppia di due giovani sposi, di 20 anni lei, si erano appena sposati nel marzo del 53 e in agosto del 53 erano già in attesa del primo bambino. Però la ragazza Antonina, di appena 20 anni, come ho detto, aveva una gravidanza difficile. Soffriva di tossicosi gravidica, una malattia che oggi noi chiameremmo eclapsia con un termine più moderno della medicina. Una malattia che le portava a cecità, allucinazioni certe volte e convulsioni. Allora, lei pregava la Madonnina per avere la forza di portare avanti questa gravidanza, perché i medici le avevano detto che era in gravi, insomma, era in difficoltà, forse avrebbe potuto perdere il bambino, forse un aborto terapeutico che allora era clandestino l'avrebbe potuto salvare, ma lei non volle, volle accettare la sfida della vita. E questa mattina del 29 agosto del 53, questo progetto, che era posto sul capezzale del suo letto, cominciò a lacrimare. Queste lacrime furono prodigiose, perché tutti coloro che accettavano le lacrime di questo quadretto, perché poi la signora insomma divulgò questo fatto ai vicini di casa, e tutti coloro che venivano ad asciugare le lacrime di questo quadretto ricevevano delle grazie particolari, perché gli davano una grazia con fede, si sono manifestate ben 300 guarigioni fisiche accertate di tutte le persone che venivano in questa piccola casa, di questi due umili ragazzi. Lui che faceva il bracciante agricolo, quella mattina tornò prima a casa perché era stato licenziato. Questa piccola umile casetta addirittura era abitata in coabitazione anche dal fratello di lui con la moglie, due sole stanzette, senza bagno e senza cucina. Allora siamo nel dopoguerra, in un momento di difficoltà, anche il quadretto stesso che era stato un dono di nozze, era un dono di nozze, aveva un piccolo difetto, questo quadretto che noi vediamo qui, aveva un piccolo graffetto sul nasino, una scheggiatura della verniciatura. La collega che glielo regalò per le nozze lo acquistò con un particolare sconto perché aveva questo piccolo difetto nella verniciatura. Allora noi possiamo riflettere sul modo di agire di Dio per intercessione di sua madre Maria in questo clima di tenerezza. La Madonna viene a piangere nel cuore degli affetti, in un letto matrimoniale dove si concepiscono i bambini, in una casa di due giovani sposi che condividono le spese in famiglia con i cognati, che si vogliono bene, che vivono con semplicità e sfidano la lotta per la sopravvivenza e per la vita del proprio bambino. Il bambino nascerà il 25 dicembre del 53 e verrà chiamato Natale Mariano, ed è oggi il proprietario di questo progetto che adesso è donato alla Chiesa. Continua la peregrinazione Maria con il reliquiario della Madonna delle Lacrime nelle chiese diocesane nissene. E intanto non si è spenta l'eco della sua permanenza a Mussomeli nelle settimane scorse, allorquando la popolazione mussomelese, quella credente, ha avuto la possibilità di poterlo venerare e sostare in preghiera o al santuario presso le strutture private e pubbliche, quali la casa di riposo Padre Calà, casa Famiglia Rosetta, e presso l'ospedale Maria Immacolata a Longo, accolto rispettivamente dal conventuale Padre Luigi Sapia e dalla superiora Suor Maria Pace presso la casa di riposo, dal dottor Vincenzo Sorce presso la casa Famiglia Rosetta di Mussomeli
e dal cappellano padre Antonio Caruso e dal direttore sanitario del Maria Immacolata Longo, dottor Alfonso Girone Cipolla. Un evento particolare dunque è stato l'arrivo del reliquiario a Mossomeli ed assai commovente è stata la peregrinazione nei luoghi di cura e della sofferenza, dove un ruolo fondamentale l'ha avuto il padre Ignazio Carruba. Infatti, assieme al rettore e vicerettore del santuario di Siracusa, rispettivamente Don Luca e Don Salvatore, e delle volontarie Irene e Margherita, ha coordinato efficacemente la peregrinazio del reliquiario della Madonna delle Lacrime. Un momento di festa, ma soprattutto un forte momento di pietà popolare, durante il quale sono state coinvolte le realtà locali. C'è da aggiungere, per quanto riguarda l'ospedale di Mossomeli, il reliquiario è stato portato prima nella nuova cappella e poi nei vari reparti, dove è stata impartita a tutti la benedizione. Un'intera mattinata dunque per visitare gli anziani di casa del riposo, gli amici di casa Rosetta e i degenti dell'ospedale. www.castelloincantato.it La notizia. Corre in rete.